ricerca nasce intorno al 2012, insieme al mio collega e amico Luca Ribichini abbiamo istituito un laboratorio di laurea che si è occupato di studiare le 10 opere che Terragni ha progettato per Roma. Solo una di queste è stata realizzata, la Sala O alla mostra della rivoluzione fascista al Palazzo delle Esposizioni. Tutte le altre sono dei progetti di concorso, incarichi diretti che sono rimasti sulla carta. È stato un taglio particolare dato a uno degli architetti più studiati in Italia e anche forse uno dei più famosi sia in Italia che all'estero. Parliamo appunto di Giuseppe Terragni, che ha realizzato diverse opere, soprattutto a Milano, nel nord Italia, a Como, e poi ha fatto diversi progetti, alcuni di questi particolarmente importanti sono stati fatti per Roma. La ricerca si è occupata dei 10 progetti che Terragni ha realizzato per la città di Roma, progetti che vanno dal 1932, la Sala O, la mostra della rivoluzione fascista, fino ai progetti per l'Euro fino al 1940, passando poi per i tre livelli di concorso per il Palazzo del Littorio a Via dei Fori Imperiali prima e poi nell'area, nei pressi della piramide Cestia, per poi arrivare ai progetti per l'E42, il Palazzo dei Congressi, concorso di primo grado e di secondo grado. Poi abbiamo il Danteum, pensato sempre per l'area di Via dei Fori Imperiali, da realizzarsi in questo caso con i fondi però dell'esposizione universale. Poi a seguire abbiamo la Casa del Fascio di Trastevere e Monteverde, gli anni intorno al 1939-40, e poi gli ultimi due progetti sempre per le 42, si tratta di due padiglioni, uno per i costruttori del vetro e della ceramica e l'altro per le Ferrovie dello Stato. Sono dei progetti che Terragni ha realizzato in collaborazione con altri grandi architetti come Pietro Lingeri, Luigi Vietti, Carminati e anche artisti di una certa importanza come Mario Sironi e Marcello Mizzoli. Sironi partecipò ai concorsi per il Palazzo del Littorio e all'incarico diretto che era appunto il Danteum. Il Danteum, un incarico preso da Lingeri e poi sviluppato insieme a Terragni appunto a Sironi. La ricerca è stata affrontata diciamo dal punto di vista dei progettisti, perché abbiamo ricostruito questi modelli entrando nel cuore di queste architetture, cercando di indagare le ragioni profonde della ricerca, sia della ricerca architettonica di quegli anni che dell'interesse che c'era sia per Terragni che per i suoi collaboratori di portare avanti una battaglia per l'architettura contemporanea e nello stesso momento nel cercare di venire incontro alle stanze del regime. E questo tipo di metodologia ci ha portato a entrare nel cuore di queste architetture e i risultati più importanti forse li abbiamo ottenuti quando, ritornando negli archivi e ristudiando, rivedendo i progetti che non erano stati attribuiti, cioè non si sapeva a quali progetti facessero riferimento, siamo riusciti a ricollocarli, cioè a far sì che diversi schizzi, diversi disegni completamente sconosciuti o comunque dove non si riusciva a capire a quale progetto facessero riferimento, siamo riusciti immediatamente a ricollocarli, in particolar modo ai progetti e ai disegni per il padiglione del vetro e della ceramica, come anche altri importanti per il Palazzo dei Congressi e per il Palazzo del Littorio. Questa mostra è stata organizzata dall'Ordine insieme a
a Italia Nostra, insieme al Comune, insieme alla Casa dell'Architettura e al Cesar. Il Cesar è un centro di studi sull'architettura nazionalista che sede a Roma ed è qui rappresentata da Flavio Mannone e Luca Ribichini. Tra l'altro Luca Ribichini è anche il vicepresidente della nostra facoltà a Roma. Grazie, benvenuto a tutti. Io ringrazio gli organizzatori della mostra, tutte le varie componenti dell'organizzazione, ma ovviamente in primis il professore Bichini e il professor Mangione per questa opportunità che ritengo essere, essendo un addetto ai lavori, di grande prestigio per la nostra città. E quindi di conseguenza ringrazio l'Ordine, la Casa dell'Architettura e Italia Nostra. E perché di grande prestigio? Perché ci rimette, ci riconnette un po' con le nostre radici, al di là della visione ideologica della nostra storia, ma comunque dal punto di vista architettonico è sicuramente questa una mostra che ci fa vedere forse da dove siamo partiti. E mi diceva il professor Mangione che l'architetto Terragni è uno degli architetti più studiati al mondo. Adesso come amministratore volevo però sottolineare questo, che Latina in effetti è giusto che inizi a prendersi anche un po' il ruolo di capofila delle città di fondazione. Perché vi dico questo? Ne stavo parlando proprio prima con gli organizzatori. Perché anche in Regione in questi ultimi tempi si è voluto dare valore all'architettura delle città di fondazione. Abbiamo partecipato recentemente ad un bando qui, abbiamo presentato un progetto di ampliamento della biblioteca e questo bando recitava, il contenuto era la riqualificazione degli edifici delle città di fondazione. E cerchiamo di dare un po' una visione anche identitaria comune ai comuni che hanno questa storia, che ricordo sono sette, che stavo ricordando prima: Latina, Pontinia, San Baudia, Aprilia, Pomezia, Colleferro e Guidonia. E quindi su questa linea stiamo anche cercando di progettare una serie di eventi, e questo diciamo è come se fosse l'overture di questo progetto. Diciamo prendiamolo anche come buon auspicio, visto appunto il livello di questa mostra, che prevede un accordo con il MAXI, un accordo con la Regione, di cui appunto ci sia una mostra che metta un pochettino a sistema l'architettura delle città di fondazione. Questo può essere l'inizio di un percorso che appunto vede Latina come capofila. Poi tutto il resto che verrà lo scopriremo solo vivendo. Come amministratore posso solo dire appunto che ulteriormente ringraziarvi per questa opportunità, che sarà anche un'occasione per fare una serie di riflessioni sulle città progettate. Un progetto di città in effetti, al di là delle ideologie, credo che sia un altro spunto di riflessione che potremmo fare, grazie all'occasione che ci dà questa mostra. Grazie. Le città di fondazione degli anni 30 nel Lazio e della Sardegna. Questo noi l'abbiamo fatto il 4 dicembre del 2003. Appunto, ecco, Latina, Aprilia, San Baudia, Pontinia, Pomezia, Guidonia, poi c'era naturalmente Arborea, Carbonia, Fertina,
città nuove pensate a tavolino, disegnate e realizzate in un'epoca degli anni 30 del XX secolo, in cui era particolarmente vivo il dibattito in Europa su come organizzare la città e il territorio in funzione dello sviluppo economico e sociale in cui si teorizzava e sperimentava l'urbanistica moderna. Si leggo solo due righe, non tutta la cosa. Si tratta di città nuove scaturite da una progettualità ordinata ed organica, alcune nell'ambito di procedure concorsuali che mostrano ancora oggi di essere stati importanti laboratorio dove si sperimentava alla scala urbana la sintesi tra metodologia tecnico-scientifica e l'istanza estetico-architettonica, ma anche di essere stati il luogo dove si manifestava con tutta la sua complessità e articolazione il confronto tra linguaggio tradizionale e linguaggio moderno, fra antico e nuovo, fra monumentalismo e razionalismo. Questo laboratorio diventa il luogo dove conducono la loro ricerca architetti come Piccinato, Cancellotti, Cuori, Scalpelli, Frezzotti, Sceas, Avanzini, Muratori, Guini, Fagnoni, Mirai, Petrucci e tanti altri, sui fondamenti dell'architettura e dell'urbanistica moderna italiana, alla luce di possibili influenze reciproche fra questa e le stesse discipline di altri paesi europei, come l'Olanda, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, in una vivace e proficua contrapposizione con i maestri della tradizione conservatrice ed accademica, contribuendo tra l'altro attraverso la sperimentazione sul campo alla definizione della prima legge urbanistica emanata nel 1942. Quindi questa era una pagina che voglio prendere alcuni tratti perché è significativa per quello che facciamo. Per quanto riguarda Giuseppe Terragni, è stato uno dei protagonisti più significativi dell'architettura moderna in Italia. Per noi rappresenta un po' il padre del razionalismo italiano. Anche se lo conosciamo attraverso i progetti che sono stati realizzati soprattutto nella città di Como, dove lui insieme al fratello aveva uno studio e ha vissuto diversi anni, insomma, fino alla morte. Tra l'altro giovanissimo, aveva 39 anni, quando Terragni è venuto a mancare. Le opere più significative quando si parla di Terragni, almeno per noi architetti, sono sempre state la Casa del Fascio, l'Asilo Sant'Elia e Villa Bianca a Senso. Queste sono tre icone del razionalismo italiano e questo periodo, diciamo 34-38, che è la stagione dei grandi concorsi romani, la conoscevamo poco. E qui, ecco, grazie a Flavio e a Luca e devo dire all'Ordine degli Architetti di Roma, all'Università e al Cesar, che sono riusciti insieme, attraverso una ricerca fatta presso gli archivi, e qui ecco l'importanza degli archivi storici, sindaco, questa è una cosa fondamentale, non entriamo in questa storia della Casa dell'Architettura che noi chiaramente, però tu sai come la pensiamo, insomma, da salvare assolutamente. Insomma. Ecco, quindi grazie agli archivi storici, Luca e Flavio sono riusciti a rimettere insieme tutto quanto questo materiale, rielaborarlo con metodi moderni, diciamo, che all'epoca. Fatto che queste elaborazioni che noi abbiamo potuto apprezzare adesso sia nella proiezione che dagli schermi fissi di sui due tavoli era impensabile, insomma all'epoca c'erano proprio i prospettivari, no? Noi abbiamo avuto a Latina Salvatore Parziale che faceva presso lo studio di Roma il prospettivo, lui faceva soltanto le prospettive, ce n'erano tanti, insomma. Oggi in realtà insomma con questi strumenti anche si riesce a loro sono stati straordinari perché progetti che noi non conoscevamo e che quindi ecco, vederli, alcuni inediti, vederli per la prima volta insomma fa un certo effetto, ripeto, perché di Terragni noi avevamo sempre
l'idea di questi progetti realizzati a Bologna. A me dispiace dirvi che Antonio Magaula ci teneva tantissimo a stare oggi qui con noi, perché insieme a lui abbiamo pensato a questa mostra, però purtroppo sta con la polmonite. Lui c'è Maria Teresa, che è il motore di sempre. Voi sapete che tutte le nostre mostre dei concorsi del premio Lusana sono sempre state organizzate e fatte da Maria Teresa Accademia. Non facciamo più le mostre del premio Lusana e Maria Teresa continua a fare le mostre per Italia Nostra, insomma. Veramente Maria Teresa merita un applauso. Essere qui, ci teniamo moltissimo, perché l'idea di portare questa mostra a Latina era nata da una gita occasionale che aveva fatto Magaula con l'architetto Croppe a Rieti in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Ordine degli Architetti di Rieti, e lì era stata allestita la mostra di Terragni, anche se in modo non così ampia, insomma, è più ridotta. E quindi è stata una sua idea che ha subito condiviso con l'Ordine degli Architetti, la Casa dell'Architettura e anche con il Comune, che mi sembra che abbia avuto piacere di partecipare a questa cosa. E, tra l'altro, è bello che è stata fatta in questo luogo, che presto spero verrà ristrutturato per offrire alla città un posto adeguato per riunirsi e fare conferenze e attività culturale. Diciamo che per noi in Italia Nostra questa mostra è inserita nel quadro delle manifestazioni del 60° anno della fondazione della sezione di Latina, che è stata fondata con deliberazione del Consiglio Direttivo di Italia Nostra Nazionale il 26 aprile 1957, insieme alle sezioni di Roma, Torino e Firenze. Insomma, è anche una bella cosa per noi essere, ossia avere una sezione insieme a queste importanti città. Diciamo che ci incontriamo di nuovo dopo circa due mesi, dopo una conferenza che è stata tenuta dall'architetto Rosario Vittorini, già presidente del Docomomo, che ha chiarito ai non addetti ai lavori quali sono i caratteri stilistici e costruttivi dell'architettura della Latina di fondazione, ben diversi da quelli dell'architettura razionalista, cui gran parte dei cittadini ne attribuiscono erroneamente l'appartenenza. Non era una lezione sul razionalismo, ma voleva spiegare semplicemente le differenze per evitare di ricorrere in questo errore. Quindi per noi questa mostra può essere anche una continuazione di quel discorso. E tra l'altro, a settembre organizzeremo anche una mostra sulle architetture colonie marine dei primi del Novecento, che sono, diciamo, una tipologia unica, credo, del periodo, perché poi non sono stati più costruiti edifici apposta per questo. Diciamo che aggiungo semplicemente che l'attività di quest'anno continuerà anche in occasione della giornata nazionale, la prima giornata nazionale dell'Italia Nostra per la difesa del patrimonio architettonico ambientale, per la riqualificazione e tutela dei luoghi storici. E noi la faremo a Fogliano, perché Fogliano riteniamo che è un luogo importante per il comune di Latina, è il
della città. E, diciamo che è molto importante il ruolo che Fogliano ha svolto nella storia dell'agropontino. Pertanto, tra l'altro, la sezione di Latina si è impegnata da anni in una battaglia cercando di smuovere le acque per trovare una soluzione al problema dell'abbandono della villa, del giardino e della casa inglese. Ok, adesso credo che gli architetti illustreranno brevemente l'argomento della mostra e credo che sono comunque, come lo sono stati prima, saranno a disposizione per guidare chi vuole lungo i pannelli. Uno dei motivi più importanti per cui noi ci siamo, come dire, avvicinati a Terragni, oltre all'architetto che è sicuramente di levatura internazionale, è il fatto che abbiamo visto che nella sua produzione, soprattutto romana, aveva fatto 9-10 progetti che erano rimasti sulla carta. Allora, l'elemento scatenante era proprio di cercare di mettere a sistema tutti questi progetti, studiarli in maniera, diciamo, unita insieme a tutta una serie di approfondimenti che poi ci hanno visto dal punto di vista delle fonti storiografiche, dei disegni, di quello che era stato scritto su questo architetto. Allora ci è venuto in mente proprio di fare una rivisitazione dell'idea progettuale di Terragni, analizzando a diversi profili, appunto dalla rappresentazione, dalla parte storica, delle fonti, come dicevo prima, e è venuta sicuramente un'immagine diversa che ha portato anche degli elementi di novità, soprattutto per esempio sui progetti dei concorsi, ma anche del Danteum, che era un edificio preposto proprio per esempio per la Divina Commedia, che ristudiando, ridisegnando e approfondendo alcuni elementi, effettivamente ci ha dato una nuova visione dell'architetto. E credo che questo sia uno degli elementi importanti, proprio di cercare di vedere le proprie radici, in questo caso Terragni, che è uno dei padri del razionalismo italiano, proprio perché poi lo vediamo che di una contemporaneità assolutamente, diciamo, impressionante. Buonasera a tutti. Mi riallaccio perché non ho mia intenzione avventurarmi dentro un discorso che riguarda Terragni, che magari lo faremo in maniera più specifica il giorno del convegno, no? Presuppongo che questa sia una circostanza che apre questo nella città e la cittadinanza, per cui vorrei fare delle riflessioni di natura diversa. La prima è quella che sono molto soddisfatto che questo posto, il Garage Ruspi, finalmente comincia a trovare la sua identità visibile. Questo edificio stava qui da moltissimo tempo, fino a che la Casa d'Architettura nel 2009 non fa quella straordinaria mostra di Adolf Loos, qui si vendevano detersivi. Dopo il 2009 praticamente qui si sono venduti recentemente dischi, si sono fatte mostre di pittura, manifestazioni di fiori, assaggi di vini, no? E invece questo edificio pare si stia incanalando verso il ruolo che è opportuno e doveroso che abbia. Io ho sempre guardato con interesse questo edificio perché lo ritenevo in qualche maniera in controtendenza rispetto alla storia dello sviluppo della città, a margine dell'unica strada territoriale, quella che da Roma porta a Napoli che attraversa la città, con un autogrill c'è un edificio grandissimo con dei connotati industriali che ospita macchine, non si sa bene quale fossero, ma comunque della macchina ne rappresenta il mito. E quindi una storia che fino al 2009 era fatta soltanto di bufali, zanzare e quant'altro. Il fatto che nella città confidesse una cosa del genere non poteva che lasciarmi contento, e spero che si colga il fatto che la specificità di questo luogo, proprio per il
risultati del grande spazio industriale e si neanche in maniera chiara il destino. E questa è una cosa. La seconda cosa, e mi allaccio, mi aiuta Remigio, quando giustamente parlava di città nuove, penso che abbia parlato anche il sindaco di città nuove. E qui la questione di Latina è che si chiama città nuova, però era vecchissima, cioè una delle più vecchie città d'Europa, una città che guarda a Camillo Sitte invece che guardare a quelle che erano la battaglia delle forme di cui parla Persico, no? Cioè diciamo questa modernità che nel caso italiano si esprime esclusivamente sul terreno della composizione e scomposizione formale, no? Nessuno dei temi del moderno, neanche nel caso interragno, viene attraversato nell'esperienza italiana. Il moderno significava nel caso delle esperienze tedesche sperimentare nuovi sistemi costruttivi, moderno nel caso dello specifico dell'architettura significava e ha significato tantissimo anche saper cogliere le istanze sociali, lo sfragio, la costruzione delle abitazioni, definire dei nuovi tagli degli alloggi, temi che vengono trattate diciamo nel caso italiano in maniera abbastanza marginale, ma tutto comunque all'interno della, come chiamavo prima, battaglia per il futuro. Ben venga quindi che un architetto di più valore, non so, ci mancherebbe altro, come Terragni, nel caso italiano e nello specifico di Vittoria praticamente in qualche maniera ne fa il contrappunto. C'è da dire questo, prima faccio i complimenti a Luca e a Flavio, perché 50 anni fa quando studiavo architettura io, riflettere sulle architetture che costituivano il nostro patrimonio significava sostanzialmente metterti davvero a studiare. Allora si diceva per scoprirne il segreto, le questioni che rappresentavano quelle architetture probabilmente erano ancora, sicuramente anche sul piano formale o di alcune specifiche tecniche, gli stessi problemi che si trovavamo sul nostro tavolo di segno, pazientemente strotolavamo dei fogli di carta lucida e lo rappresentavamo e cercavamo appunto, come dicevo prima, di coglierne il segreto. Quando è finito sto fatto? E la questione non era uguale, perché nel migliore dei casi a scuola non può confermare questo esercizio molto faticoso, molto paziente, significava sostanzialmente vatte a vedere Meyer, vatte a vedere che non è esattamente la stessa cosa che studiare. Sembrava quasi che in maniera le nuove tecniche di rappresentazione sancissero la definitiva condanna, non c'è che improvvisamente non si poteva studiare più, che poi c'è una strana analogia anche con quello che accade in altri campi, oggi a un certo computer te vai a vedere là e hai fatto la ricerca, cioè è una cosa diversa. Il CAD, la rappresentazione, no, comunque sembrava questa condanna, però attenti bene, e quelle Photoshop, cioè voglio dire, succedono una serie di questioni che probabilmente potrebbero deviarci, non sono del tutto convinto, ecco perché è importante che a fronte di questa cosa si sia data ragione anche del documento, no? Perché quando io vedo la sala della rivoluzione fascista e sembra una cosa che ha fatto Meyer e ne conosci poi le modalità come è stata costruita, i materiali che si intendono usare, il fatto del cioè non è esattamente il telaio che c'è mente armato che vola, cioè quindi diciamo questa cosa potrebbe assolutamente deviare, quindi il risultato potrebbe portare altro maniera.
ma so bene che non era questa l'intenzione. L'intenzione era piuttosto riuscire a cogliere con altri strumenti quello che altrimenti sarebbe stato impossibile fare, no? Che quello in qualche maniera è decontestualizzarlo per forza quando si studiava, mentre invece inserirlo e farlo ha, diciamo, tutto un bravo vantaggio. La questione più generale poi del nazionalismo è la evidentemente ad altri ragionamenti e passo la parola a... Allora, innanzitutto lasciatemi manifestare veramente un grande compiacimento il fatto di stare a Latina e di stare in questa sala che è stata ricordata a più voci. Secondo me è uno spazio veramente bello, interessante e soprattutto di grande qualità, quindi forse magari voi siete abituati, però venendo così, montando, come diceva prima il Presidente, no? Avendo iniziato a mettere i manifesti della mostra, devo dire che è uno spazio apprezzabilissimo, per cui non mi sembra che siamo nel posto giusto, nel luogo giusto, ovvero sia abbiamo pensato di studiare e approfondire la figura di Terragni, che è una delle persone, uno degli architetti che sta alla base del razionalismo, per cui mi sembra il luogo adeguato. E mi volevo riallacciare, senza entrare troppo in termini, diciamo, tecnici, sul fatto delle radici. Prima forse lo diceva il sindaco, secondo me le radici sono fondamentali, fondamentali e importanti. Mi è venuto in mente quando parlava appunto delle radici, mi veniva in mente una scena del film La grande bellezza, in cui c'è la santa, a un certo punto parla con il protagonista e gli dice: guarda, ricordati che le radici sono importanti, e proprio sottolinea questo fatto. Bene, noi onestamente abbiamo pensato che forse, tra tanti architetti degli anni 30, anche internazionali, probabilmente un architetto italiano rappresentasse un po' le radici del nostro modo di vedere, il nostro modo di essere, diciamo, attuale. E forte anche del fatto che Terragni è uno degli architetti più studiati giustamente in tutto il mondo. Vi posso dire che sono rimasto tempi non sospetti, sorpreso, stiamo parlando di diversi anni fa, io faccio il professore alla facoltà di architettura, arrivarono dei ragazzi da un posto sperduto della Spagna chiedendo appunto proprio di trovare e cercare materiale su Terragni, e sono venute fuori delle tesi. Quindi io dico così tanto incidentalmente, gran parte di più importanti architetti contemporanei, da Meyer a Lindeskin e tanti altri, denunciano proprio il debito nei confronti di questo architetto che, se volete, insomma, molte volte è stato anche, forse neanche troppo valorizzato. E allora, partendo da tutta una serie di considerazioni, insomma, sia io che Flavio Mangione, che in qualche modo poi è stato, diciamo, la scintilla di tutto questo processo, abbiamo pensato che ci stanno diverse opere, credo che qui ci siano molti architetti, che non sono state realizzate, e Terragni ha un debito nei confronti del Lazio, nei confronti di Roma, di diversi progetti che lui ha, se volete, disegnato sulla carta. Quindi è rimasto il suo pensiero, la sua idea di spazio, quello che forse è un po' la sua anima come architetto raccolta in pezzi di carta che immaginate tutti quanti voi, no? Una volta fatto un progetto e poi ha avuto un esito magari negativo, viene preso, arrotolato e messo in un deposito. Allora, l'idea è stata proprio quella di recuperare quella che era un pensiero architettonico e in qualche modo cercarlo di andare a studiare in maniera sistemica. E su questo ha ragione quando dice: abbiamo iniziato a fare un lavoro a più mani dal punto di vista di studiare i disegni, studiare le fonti storiche
quindi tutta la parte bibliografica, andando a vedere tutto quello che è stato pubblicato e tutto quello che era stato scritto. E questo insieme di mettere questo lavoro, se volete un po' di Cesare, di cercare di recuperare le antiche fonti, i disegni, che sapete molto, sapete meglio di me che i disegni parlano molto di più che non qualsiasi relazione, sono molto più esplicativi, abbiamo piano piano messo insieme di quello che effettivamente qui riuscirete a vedere è parte della nostra fatica. Per cui sono felicissimo su questa cosa e credo che mi pare che sia tutto. Grazie. Un saluto a tutti, io sono Flavio Maggiore, uno dei curatori della mostra. Insieme a Luca e a Maria che ci ha accompagnato in questi giorni in questo allestimento, voglio anche iniziare con i ringraziamenti. Ringrazio il Comune di Latina per averci ospitato in questo spazio suggestivo, io trovo particolarmente efficace proprio come spazio espositivo. Ringrazio Italia Nostra, Pietro lo ringrazierò dopo. E alla fine ringrazio l'Ordine degli Architetti di Latina che insieme all'Ordine degli Architetti di Roma ha sostenuto questa ricerca. E non a caso noi abbiamo dedicato ora come allora tutto questo lavoro a tutti gli architetti italiani. Questo è molto importante per diversi motivi. Noi crediamo questa professione, crediamo in questa disciplina e crediamo soprattutto nel ruolo del progetto. Crediamo talmente tanto nel ruolo del progetto che abbiamo cercato di far sì che soprattutto il rapporto tra l'università e l'ordine diventasse un rapporto virtuoso, perché nell'università si formano gli architetti e poi nell'ordine continuano l'esercizio della professione. E questo è molto importante perché noi abbiamo effettuato un'operazione particolare, questo entriamo nell'ordine del merito della ricerca e del lavoro che abbiamo fatto. Per me Luca insegna rappresentazione, disegno all'università, io ho insegnato per diverso tempo progettazione. Dal nostro punto di vista non c'è, non dovrebbe esserci soluzione di continuità tra la rappresentazione, la storia, la critica e la progettazione. E forse uno dei risultati, il risultato principale di questa ricerca viene proprio dal fatto che abbiamo ottenuto dei risultati straordinari nel campo della ricerca storica, dei documenti d'archivio, proprio tramite la progettazione. Qui arrivo a ringraziare Pietro, che è forse uno dei caratteri più complicati e difficili che abbia mai conosciuto, ma forse una delle persone più generose e preparate che ho conosciuto. E noi abbiamo ricostruito questi edifici, siamo entrati nel cuore di queste architetture, cercando di capire l'essenza profonda proprio come metodologia compositiva, come strategia di comunicazione e di suggestione dello spazio architettonico. Questo ha fatto sì che quando siamo tornati negli studi, negli archivi principali che ci hanno sostenuto, per esempio l'archivio Terragni, c'erano dei faldoni, tantissimi disegni di documenti e disegni non attribuiti ai vari progetti. Non si sapeva se questo schizzo, quel disegno appartenesse a quel progetto piuttosto che all'altro. Quando abbiamo rimesso mano a questo materiale, noi ci siamo accorti di tutto. Abbiamo incominciato a smazzare con giocatori di poker, questo appartiene a quel progetto, questo appartiene a quell'altro, cosa che grandi storici contemporanei a livello moderno non erano riusciti a fare, ma non perché noi eravamo più bravi di quello storico o quell'altro storico, perché abbiamo intrapreso una metodologia che era completamente differente, perché non puoi affrontare la storia dell'architettura e l'architettura come storico, come disegnatore o come progettista. Un'altra cosa interessante è che il digitale è uno strumento come l'acquerello, la pittura a olio, Leon Krier,
che un sognatore sogna uno spazio mitico, ritorno a una città mitica, si fa fare tutti i propri quadri ad olio. Ma dietro il quadro d'olio non c'è un virtuosismo, c'è la proiezione verso una miticità sua propria. Cioè dietro il disegno c'è una forte suggestione. Tanto che in questo caso la strategia grafica non si piega alla necessità di dover seguire la moda del momento, la rappresentazione. Abbiamo cercato di piegare il digitale alla visione che noi volevamo dare di questa architettura. Vi faccio un esempio. Terragni, allora, quando uno fa il fotorealistico, cioè l'inserimento nel reale, quello più reale è meglio fatto. Perché se tu devi simulare la realtà, devi per forza farla più aderente. Quando tu invece scegli un altro sistema di comunicazione, allora la cosa cambia. Noi avevamo questa difficoltà, dovevamo rappresentare 10 progetti diversi, quindi dovevamo usare una strategia che permettesse di uniformarli e nello stesso momento caratterizzarli. Terragni, quando faceva i concorsi, che cosa usava come render, come prospettiva, il cosiddetto render? Faceva i plastici in gesso e li fotografava. Quindi quando vedete queste immagini abbiamo cercato di simulare un plastico in gesso, tanto che in alcuni casi sono stati fatti dei plastici in gesso alla Triennale per la mostra degli anni 90, e in alcuni casi quando i ragazzi studiavano non riuscivano più a distinguere qual era quello fatto per noi e la foto del plastico, per quanto fossero fatti bene. Quindi in questo caso noi abbiamo cercato di piegare la rappresentazione all'obiettivo di comunicazione, tanto che allora non avevano bisogno del fotorealistico, tanto adesso è creato un paradosso: l'architetto è quasi schiavo dell'immagine, tanto che molti fanno delle immagini straordinarie. Ne abbiamo un esempio a Leo, non faccio nulla, fanno queste immagini poetiche e poi cercare di realizzare, si guarda, è molto difficile. Mi è capitato di lavorare un architetto francese e ha detto: per fortuna non ho vinto il concorso, perché non avrei saputo come farlo. E insomma, a Leone abbiamo un esempio di architettura contemporanea che ha avuto delle grandissime difficoltà nel cercare di restituire un'immagine che quella che avevano realizzato nel concorso. Qui il problema era il contrario, cioè loro con pochi schizzi avevano in mente un'architettura potente, forte, tanto che negli schizzi, lo stesso delle Corbusier, come di Mias, di Terragni, si cercava di creare una potenzialità dello spazio che era più evocativa, che poi loro calibravano e mettevano a punto in cantiere. Per quanto riguarda poi la discussione su Mias e i maestri, questi giovani architetti, non a caso quando loro giovanissimi, intorno ai 25-26 anni, cominciavano a scrivere sulle prime riviste che mettevano su, parlavano di essere adattati dalle Corbusier, insomma un certo di studio, di reverenza verso i maestri. Però cioè, tutto loro si dividevano, c'era questo gioco a schierarsi, e tutti gli italiani si sono schierati a favore di Mies. Questo non so perché, nasce dalle testimonianze di Luigi Vietti, dalle interviste del dopoguerra, però questa è abbastanza curiosa, perché negli scritti all'inizio si dichiaravano figli delle Corbusier, però poi dopo hanno quasi fatto una scelta dell'eleganza e forse dell'aristocrazia di Mies, che forse è uno dei personaggi più belli di sempre. Detto questo, niente, vi ringrazio per essere venuti qui e ci rimaniamo a disposizione per vedere insieme la mostra e spiegarvi i dettagli del nostro lavoro. Grazie. Grazie. Solo un appunto, c'è una cosa interessante accennata da Pietro: si crea uno strano paradosso. Forse la nostra difficoltà è la grande opportunità proprio nella contemporaneità, venendo fuori da tante difficoltà ideologiche, culturali e così via, è quella di poter guardare in modo più lucido, sia nel bene che nel male, l'architettura del passato e l'architettura contemporanea. Perché dico questo? Perché
questa mostra crea un paradosso perché celebra forse anche una sconfitta. Sono delle architetture con tantissimo coraggio, con un forte spirito di ricerca e d'avanguardia, però allo stesso momento l'architettura, la città figlia di questo sogno, poi ha dichiarato un suo fallimento nel dopoguerra. Nello stesso momento qui siamo a celebrare invece la vittoria di una città progettata, che per assolutamente una città più quasi da cinematografica, più da set cinematografico, come ci diceva Sfellini. Nello stesso momento quindi viviamo un momento di forte schizofrenia e forse il nostro compito intellettuale, non dico culturale, intellettuale più difficile è quello di cercare di mettere ordine questa schizofrenia, cercando poi di prendere il meglio da tutto quello che è stato prodotto in modo più sereno. Gli edifici, i vari progetti sono stati costruiti sia tenendo conto dei disegni, degli schizzi, anche dei progetti di concorso, ma in alcuni casi anche tenendo conto dei computi metrici, del carteggio che c'è stato tra Terragni e i suoi collaboratori, e in alcuni casi siamo riusciti a trarre delle informazioni molto importanti, come nel caso del Danteum, dove il progetto, soprattutto la sala del Paradiso, è stata ricostruita tenendo conto delle informazioni che venivano date nel computo sulle colonne in vetro che andavano a costituire lo spazio del paradiso. Il risultato che abbiamo ottenuto è particolarmente suggestivo perché si discosta molto dalle prospettive, dagli acquerelli che erano stati fatti per il progetto, dove si vedevano delle colonne in vetro costruite con un unico blocco, che già all'epoca erano allora come adesso sarebbe impensabile di realizzarle in questo modo, ma nel computo medio abbiamo trovato queste indicazioni dove si parlava di realizzarle con dei mattoni di vetro molato in studio con la Saint-Gobain. Noi abbiamo ricontattato la Saint-Gobain, ci siamo confrontati con loro e abbiamo cercato di immaginare come si sarebbero potute realizzare, e questo è il risultato che è venuto fuori tenendo conto appunto delle indicazioni che venivano sia dal computo medico, dalla relazione e anche da alcune lettere che Terragni si è scambiato, ha scambiato con i propri colleghi. Allora, ecco, una delle cose interessanti è venuta della grande e ampia produzione di Terragni, il Danteum, che è sicuramente uno degli edifici progettati ma non costruiti. Ci tenevo a dire questo, che appunto il Danteum in fondo è una trasposizione poetica, ovvero sia della Divina Commedia in architettura. Questo è un pensiero che per esempio Carlo Giulio Argan aveva bollato come effettivamente un colossale sbaglio, una cosa molto, diciamo, a suo avviso l'idea di far coincidere la distribuzione planimetrica di un edificio a una struttura poetica diventava un elemento quasi comico, come quella appunto di esprimere architettonicamente la vittoria oppure la patria. Ecco, io credo e dissento da questa visione di Argan, anche perché invece questo connubio di legare l'architettura a un componimento poetico invece ha portato diverse contaminazioni, e dico una per tutte che è venuta come elemento di novità all'interno del Danteum all'inizio, dove effettivamente nella poetica dantesca c'è il personaggio entra e quindi perde un po' il senso della vita e quindi si perde un po' in uno spazio che forse non riesce a comprendere bene. Il pavimento di questo luogo è, diciamo, pavimentato in modo irregolare, quasi a voler sottolineare questo disagio di Dante nel momento in cui lui smarrisce la retta via, ovvero sia che ha perso il senso dell'essere. Allora, la trasposizione mi è sembrata interessante,
o almeno quantomeno degna di nota e di interesse.